Buonasera. Buonasera a tutti. Il motivo per cui siamo qui è perlomeno duplice: rendere omaggio a Paolo Isotta nella città che amava moltissimo e nel teatro più bello del mondo, come lui era solito dire, ma anche ricordarlo come amico carissimo, affettuoso, generoso, irascibile, complicato, sensibile, piacevolissimo anfitrione ed ineguagliabile conversatore. Tutti i suoi amici conservano la memoria di serate allegre, momenti cupi, discussioni vivaci, dimostrazioni di affetto profondo. Molti tra questi amici hanno scritto in suo ricordo pagine raffinate ed intense. Ma la personalità di Paolo era così complessa, così sfaccettata, ricca e mutevole, che probabilmente il modo migliore per descriverlo è ascoltare le parole che egli stesso ha usato nel raccontare di sé, leggendo un breve passaggio da lui scritto. Intellettuali non ne ho mai frequentati, né allora né poi. La cultura, chiamiamola così, e la musica sono sempre state per me un fatto privato, poi divenuto una professione, che non è affatto lo stesso di una categoria dello spirito a cui appartenere. Alla musica penso moltissimo, più che a ogni altra cosa si può dire, ma non ne parlo quasi con nessuno. La lettura è un piacere solitario, un po' davizioso, e l'ho sempre praticata come un grande pozzo nel quale immergermi, come pure la musica quando ne godo, per dimenticare completamente chi io sia, anzi, il fatto che io sia, che io esista, annullarmi nell'obiettività di ciò in cui mi immergo. Questo era Paolo Isotta. E per conoscerlo meglio, vi pregherei di ascoltare le parole dello storico della musica e grande amico, professore Sergio Ragni. Grazie. Prego, professore. Grazie, buonasera. Conobbi Paolo Isotta il 4 gennaio 1976. Non era un giorno speciale. Ricordo la data perché la segnò lo stesso Paolo nella prima dedica che mi fece su un suo libro. Stiamo parlando di circa mezzo secolo fa, quando eravamo ancora abbastanza giovani. Massimo Lo Iacono, al quale debbo sollecitazioni culturali che hanno condizionato la mia esistenza, decise che Paolo doveva conoscermi. All'epoca io ero già un devoto appassionato della musica di Rossini e come tale venivo segnalato, al di là dei miei meriti, come una persona che forse valeva la pena di conoscere. E nel pomeriggio del 4 gennaio 1976 Massimo Lo Iacono e Paolo Isotta bussarono a casa mia. All'epoca ero ben lungi dall'avviare le mie ricerche, i miei studi sull'epistolario di Rossini, ero semplicemente un grande appassionato, un grande conoscitore della musica di Rossini, o almeno di quella parte di musica di Rossini che si poteva conoscere all'epoca, che si poteva ascoltare o leggere sugli spartiti. Paolo, che era più giovane di me di 2 anni, aveva invece già fatto conoscere il suo talento. L'occasione era stata la pubblicazione di una collana di guide musicali per l'Autet a cura di Alberto Basso. Si trattava in effetti della pubblicazione dei libretti delle opere della stagione del Regio di Torino e ognuno doveva essere corredato da un saggio e a Paolo fu assegnato il Mosè in Egitto di Rossini, della sua trasformazione in Moïse e Faraon per il Théâtre de l'Opéra di Parigi e infine della restituzione in italiano come Mosè. Paolo andò ben oltre il compito che gli era stato affidato perché ne approfittò per indagare non solo sul Mosè in Egitto composto da Rossini per il San Carlo, ma su tutte le opere composte da Rossini per il teatro nel quale ci troviamo. Si trattava di fatti di
avventurarsi, diciamo così, alla riscoperta della produzione seria più impegnativa e interessante dell'intero catalogo delle opere di Rossini. Quando Paolo si accinse allo studio di quelle partiture, eravamo ai primordi della riproposta del Rossini serio e molte opere di quella felicissima stagione creativa non avevano avuto ancora il riscontro del palcoscenico moderno. Avviare uno studio sistematico su quelle partiture costituì quasi una sfida, ma Paolo, che amava le sfide, aveva perfettamente compreso che proprio in quelle opere si poteva forse individuare il meglio di Rossini. Non a caso il testo si chiamò I diamanti della corona, grammatica del Rossini napoletano, un titolo bellissimo che individuava nelle 9 opere sancarliane le gemme più fulgide del repertorio di Rossini, ma voleva poi costituire una sorta di manuale, una sorta di vademecum in cui venivano individuati e codificati gli stilemi e le regole stabilite dall'autore nella creazione delle sue opere. Il libro di Paolo Isotta fece epoca perché avviò un nuovo corso di studi sul musicista e ancora oggi costituisce un punto di partenza ineludibile per chi voglia veramente addentrarsi nella conoscenza del repertorio serio di Rossini. Ricordo che all'epoca, nell'ansia che avevamo di riscoprire musiche troppo a lungo neglette, di compositori del tutto sconosciuti, dei cosiddetti minori, ma anche di compositori celeberrimi come appunto Rossini o Donizetti, ma di cui si conosceva solo una piccola parte della musica che avevano scritto, ebbene, quando si parlava di Rossini, due erano i testi sacri da citare. Uno era il volume appunto di Paolo Isotta e l'altro è la tesi di laurea del professor Philip Gossett, che di lì a poco dall'Università di Princeton se ne sarebbe venuto in Italia alla guida di uno stuolo di musicologi internazionali per avviare quella che sarà la prima edizione critica di opere di un compositore italiano. Rossini sarà il primo che si avvantaggerà di questi nuovi studi scientificamente condotti. E in questo devo dire che la sensazione destata dalla pubblicazione del saggio di Isotta contribuì in maniera determinante all'avviamento di questa colossale impresa editoriale della Fondazione Rossini, peraltro ancora in corso di pubblicazione. Io ho sempre avuto l'impressione che Paolo abbia sofferto per non essere stato a suo tempo inserito nella compagine direttoriale del Centro di Studi Rossiniani di Pesaro, ma questa è solo una mia impressione, non del tutto peregrina, conoscendo bene le difficoltà di relazioni esistenti ieri come oggi tra musicologi. E forse proprio per questo, per molti anni Rossini rimase ai margini della ricerca di Paolo, anche se nel 1992 proprio Paolo in questa sala doveva dare il via con una sua conferenza alle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Rossini, più o meno in concomitanza con l'inaugurazione del San Carlo con Elisabetta Regina d'Inghilterra. In quell'occasione il San Carlo fece le cose alla grande perché facemmo una grande mostra, una splendida mostra che dalle sale del San Carlo passò a quelle del Circolo dell'Unione e passò poi in un secondo momento addirittura all'Istituto di Studi Filosofici. Tutto sommato, il fatto che Paolo non ebbe incarichi ufficiali in un'istituzione musicale fu un vantaggio, perché svincolato da incombenze gestionali del proprio talento in ambienti nei quali non sempre il talento che organizza le graduatorie, Paolo si poté muovere liberamente, soprattutto quale critico musicale, prima del Giornale di Montanelli, poi per 35 anni circa del Corriere della Sera, facendo sentire la sua voce in tantissimi giudizi acutissimi in tutti i sensi, perché a volte erano veri e propri strali, non proprio indolori. E le polemiche che scaturivano dagli articoli di Paolo, a mio avviso, non facevano altro che accrescere l'interesse del pubblico e sollecitare i critici più obsoleti a dover motivare le proprie ragioni che Paolo Isotta metteva spesso in discussione senza preamboli o reticenze.
Paolo si opponeva al piattume di certi critici che pagherebbero per vendersi, come diceva Paolo, riprendendo un aforisma di Flaubert. E questo suo atteggiamento gli procurò uno stuolo di nemici, ma per Paolo la mancanza di nemici sarebbe stata mortificante, sarebbe stata offensiva, avrebbe significato sottostare a un regime di conformismo che la sua cultura enciclopedica e sconfinata gli impediva di sottoscrivere. Gli scritti di Paolo vanno sempre al di là della classificazione di genere, perché era capace di incrociare percorsi che altri vedrebbero inconciliabili tra loro. Oggi la musicologia fa sfoggio di una terminologia, per così dire specialistica, dalla quale Paolo si teneva alla larga, convinto della necessità del rispetto di uno stile letterario, anche in un articolo di giornale o in una pubblicazione scientifica, e di una proprietà di linguaggio sempre rispettosa della lingua italiana. Quando Paolo constatava nella nostra lingua l'uso inutile di termini inglesi, diceva: «Ora parlano i cretini». E nei percorsi incrociati, nella passione di Paolo per la letteratura, doveva nascere il libro dedicato a Thomas Mann, ed era un'attrazione quasi inevitabile, dal momento che Mann è stato lo scrittore che nella sua ispirazione, nella costruzione dei suoi romanzi, è stato il più condizionato dalla musica. In lui Paolo doveva trovare molti punti di contatto, in primis l'amore per la musica di Wagner, la pagina che ascolteremo stasera dal Tristano e Isolda, come preferiva scrivere Paolo, sembrerebbe uscire filtrata quasi da una pagina dei Buddenbrock, dove Gerda Arnolds, che nel romanzo appare come l'angelo della decadenza e della morte, non suona come tutte le fanciulle di buona famiglia il pianoforte, ma il violino, e chiede all'organista Füll, prima refrattario, poi sempre più intimamente sedotto dalla musica di Wagner, di trascrivere per lei la morte di Sotta o di Isolda, per poi poterla suonare in salotto. Quando concluse la carriera di critico, Paolo mi disse che era felicissimo di potersi liberare da quell'incombenza, che doveva recuperare il tempo perduto, che finalmente avrebbe potuto dedicarsi a leggere e scrivere libri, cose nelle quali era rapidissimo. Negli ultimi anni produsse volumi e saggi con una velocità incredibile, spaziando nelle tematiche le più disparate, dal canto degli animali, gli altri canti di Marte, la dotta lira di Ovidio, Paisiello, il mito di Fedra, Verdi a Parigi e così via. Una produzione a dir poco straordinaria, perché straordinario era l'autore. La sua sapienza era tale che faceva presupporre un suo totale estraniamento dalle sollecitazioni della vita quotidiana. Lo si sarebbe detto totalmente immerso nei suoi studi e solamente da quelli attratto. Invece Paolo viveva intensamente la vita di tutti i giorni, con le sue passioni, i suoi umori, le sue contestazioni, le sue simpatie, le sue amicizie negli ambiti più disparati. Nulla sfuggiva alla sua attenzione, tutto trovava un riscontro nei libri che leggeva o nei libri che scriveva. E d'altra parte l'eterogeneità dei suoi studi, dei suoi scritti, dei suoi saggi rappresenta bene la poliedricità della sua personalità, nella quale era prevista e accolta la contraddizione. Paolo si sdoppiava e molte volte, proprio nelle sue più veementi requisitorie, il lettore che lo conosceva sapeva che nel suo bersaglio doveva molte volte includersi anche la sua stessa persona. Era quasi una sorta di narcisismo masochistico, ma questo lo lasciamo poi stabilire agli psicanalisti. Per questo, pur essendo spesso io molto scettico nei confronti della predilezione o della ipervalutazione di Paolo per alcuni interpreti o per alcune opere, io le ho sempre attribuite, almeno in parte, al gusto che aveva Paolo di destare sensazione,
per vedere l'effetto che fa, neanche troppo di nascosto. Io e buona parte del pubblico ci siamo spesso divertiti alle sue intemperanze, qualche volta provocatorie, addirittura di alterchi non solo verbali, che a distanza di anni lo stesso Paolo rievocava quasi con un'affettuosa nostalgia di una belligeranza appassionata, ma di tempi trascorsi. Io personalmente l'ho sempre conosciuto come persona di estrema cortesia e ho persino goduto del suo affetto e della sua stima. Ero una delle persone che gli erano gradite. Con me era così generoso che mi capitò di ricevere una sua telefonata dopo anni di silenzio telefonico per congratularsi per un articolo che avevo scritto per il Festival di Martina Franca, che era uno degli appuntamenti musicali ai quali teneva di più e al quale non voleva mancare mai. Ciò nonostante, la nostra frequentazione si intensificò solo negli ultimi anni e forse di questo ritardo il più colpevole sono stato io. Paolo aveva bisogno di complici e me lo faceva capire. Una volta mi disse: «Faccio di tutto per averti al mio fianco, ma tu non corrispondi alle mie attenzioni». Non voleva essere una dichiarazione d'amore perché eravamo entrambi ben stagionati, ma era la constatazione un po' amara e disincantata dell'esistenza di persone con le quali si sarebbe potuto condividere interessi o almeno compiere un percorso insieme. Riprendendo in contatti con me, Paolo sentì di dover riprendere i suoi studi su Rossini e amava molto venire a casa mia. Quando veniva era contento come se stesse facendo una gita. Mi telefonava: «Sergio, è venuto mio cugino, lo porto a casa tua. Sergio, c'è mio nipote che deve respirare l'aria di casa tua». A suo dire, anch'io rientravo nei beni di Napoli da salvaguardare, ma Paolo amava come pochi la nostra città, una città dove regna il più assoluto scetticismo e un'appassionata religiosità di tipo pagano. «Non credo in Dio», diceva Paolo, «preferisco affidarmi ai santi». E il bello era che Paolo effettivamente aveva in casa un suo larario, un tavolino con le statuette dei santi preferiti. E per qualche tempo in casa sua su una parete rimasero visibili le tracce di un inizio di incendio causato da qualche cero di troppo acceso a San Gennaro. Aggirandosi nel mio appartamento, a Paolo ritornò la voglia di riprendere in mano gli spartiti e l'occasione si presentò con l'inaugurazione del San Carlo con Otello. Paolo Pinamonti, allora direttore artistico del teatro, mi diede incarico di scrivere il saggio per il programma di sala. Passati 2 o 3 giorni mi richiamò per dirmi che Paolo Isotta gli aveva manifestato il desiderio di scrivere lui il programma. «E che problema c'è? Chiamo a Paolo e gli dico che gli lascio il campo del tutto libero». «Niente affatto», risponde Paolo. «Se scrivi tu, scriverò anch'io. Se non scrivi tu, non scriverò neanch'io». E io scrissi qualcosa, ovvero un saggio che rientrava nel rango di una presentazione dell'opera, nella ricostruzione del clima, delle atmosfere nelle quali era stata creata. Insomma, uno scritto che rientrava nelle consuetudini e nell'estensione più o meno solito di un programma di sala. Paolo scrisse una trattazione dettagliatissima della partitura di Rossini, che voleva essere, leggendola poi, un capitolo del suo nuovo libro che purtroppo non ha mai potuto scrivere. Il saggio di Paolo fece andare in tilt la redazione, l'ufficio stampa del San Carlo, la tipografia Cataldo. Mi chiamò disperata la dottoressa Zardini, all'epoca capo dell'ufficio stampa. «Sergio, appena puoi vieni in teatro. Il maestro Isotta ci sta ricoprendo di improperi e di insulti perché non è soddisfatto della disposizione grafica dell'articolo». E in effetti Paolo, che aveva con la scrittura musicale una dimestichezza impareggiabile, aveva corredato il suo articolo con 28 estesissime citazioni musicali che bisognava inserire nel testo. Il problema era che nella pagina dei programmi del San Carlo il testo era suddiviso in 2 colonne. Ora, ridurre una citazione musicale allo spazio di una sola colonna la rendeva di fatto illeggibile. Farle occupare l'intera larghezza della pagina
pagina avrebbe procurato una serie di bianchi intollerabili nell'organizzazione grafica del testo. Solo dopo un'intera giornata di aggiustamenti riuscimmo a placare le ire di Paolo, che accusava tutti, standosene però a casa sua e al telefono, di incompetenza e di mancanza di professionalità. Quando il volume fu stampato, la dottoressa Zardini, constatato il finale a gradimento di Paolo, dopo una crisi di pianto alla quale assistei io, la dottoressa Zardini andò a casa di Paolo per consegnargli la prima copia. Ma a proposito della padronanza che Paolo aveva della scrittura musicale, non posso dimenticare che un giorno che ci trovammo a visitare insieme Villa Oro a Posillipo, prima di uscire dalla villa Paolo vide aperto l'album con le firme degli amici del padrone di casa e in un istante mi tracciò con spavalda sicurezza un pentagramma con le 8 battute del tema Regium del Musicalische Sopfer di Bach. Allontanandoci poi dalla villa, Paolo ne approfittò per raccontarmi che chi traduceva Musicalische Sopfer come offerta musicale non aveva capito niente, che l'opera di Bach aveva tanti riferimenti teologici per cui l'esatta traduzione del titolo doveva essere sacrificio musicale. E ricordo che proprio in quell'occasione ci scambiammo i nostri indirizzi di posta elettronica. Paolo ne usava svariati. In uno si leggeva per intero il nome di Gino Marinuzzi, tutto in minuscolo e senza punti. Direttore e compositore che Paolo considerava con Franco Alfano il maggior compositore del Novecento italiano. Paolo amava essere sempre iperbolico nei suoi giudizi, positivi o negativi che fossero, ma teneva talmente tanto a restituire a Marinuzzi la gloria che a suo dire gli spettava, che la mancata registrazione della sua sinfonia in La maggiore sarà uno dei motivi che causerà la irrecuperabile rottura dei suoi rapporti con Riccardo Muti. Un'altra mail di Paolo era contrassegnata come Curvenal, che è il nome del fedelissimo scudiero di Tristano. Paolo lo assumeva immagine di assoluta dedizione all'Europa, all'eroe e di assoluta onestà intellettuale. Quando vide che nel mio indirizzo mail si leggeva la parola elleboro, non ebbe bisogno di spiegazioni. Fu lui che mi disse: hai scelto l'antidoto alla pazzia. Nel Satiricon Petronio dice che per salvaguardare la mente bisogna prendere un decotto di elleboro per 3 volte di seguito, e nella sua corrispondenza computeristica non mancava mai di rivolgersi a me con un caro o carissimo elleboro. Paolo dunque meditava di scrivere un libro interamente dedicato a Rossini e l'impresa per certi versi lo preoccupava, contava molto sul mio appoggio almeno morale, e ci vedemmo svariate volte a casa mia, a casa sua, per parlare sempre di Rossini. E dopo aver saccheggiato più volte la mia biblioteca, tra parentesi un mio libro è rimasto per sempre tra i suoi, ma sono felice così, volle ordinare la totalità delle partiture in edizione critica pubblicate dalla Fondazione Rossini, che è un mare di carta, vi assicuro, e io imposi alla Fondazione di dargliela al prezzo di costo, già vagheggiando io il giorno in cui avrei potuto vantarmi di aver riportato finalmente Paolo Isotta a Pesaro per la presentazione del libro. Alle mie rassicurazioni sull'esito felice del suo nuovo lavoro, Paolo soggiunse: «Mo passa l'angelo e dice amen». Invece ci fu uno scambio di angeli e qualche giorno dopo Paolo se ne andò. Grazie. Grazie a Sergio Ragni, grazie professore. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi il sindaco di Napoli, il professore Gaetano Manfredi.
mi preferisce. Prego. Allora, buonasera. Io, insomma, è stata descritta la personalità di Paolo in maniera così brillante da chi mi ha preceduto. A me tocca un altro compito, quello di ricordare il perché di questa giornata. Una giornata importante che ricorda un grande intellettuale della città, a cui Napoli deve molto, ed è più che mai giusto che questo ricordo venga fatto al San Carlo, che è la più grande istituzione musicale non solo della nostra città, ma io credo del nostro paese. Paolo è stato una personalità molto complessa, molto articolata, una personalità che ha dato tanto, che è stato anche oggetto di tanti conflitti, ma lo si ricordava prima. Il conflitto faceva parte della sua natura, del suo carattere ed anche del suo tratto intellettuale. Io ho ricordato un episodio quando siamo stati una sera a cena a casa sua, qui abbiamo lungamente parlato di Ovidio perché aveva da poco scritto un libro che era dedicato proprio al rapporto tra Ovidio e la musica. Ovidio era uno degli autori classici che a me più mi piace, che mi è più vicino. E proprio in quel lungo colloquio, quella sera, i tratti che venivano ricordati prima emergevano con grande forza e rappresentano l'identità della nostra città. La capacità di mettere insieme una religiosità laica, che è una caratteristica tipica di Napoli, la capacità di un grande intellettuale raffinatissimo di riuscire ad includere la cultura popolare insieme alla cultura più alta, quindi senza snobismo, con la sapienza e anche la consapevolezza che la cultura è inclusiva e che è capace di mettere insieme, cosa che la nostra città ha sempre fatto, io credo deve rivendicare. Ecco, questo è il motivo di questo pomeriggio a cui hanno contribuito in tanti. Ringrazio ovviamente il San Carlo che ci ospita, per il senso di un ricordo, ma anche di una testimonianza. Di una testimonianza di un modo di essere, di un modo di essere che va al di là della banalità, che va al di là del provincialismo, che va al di là del conformismo. E quando si superano questi vincoli, allora veramente la cultura diventa alta e veramente la cultura diventa espressione della nostra città. Ecco, io credo che in questo Paolo veramente ha rappresentato più che degnamente la nostra cultura millenaria, ma anche il nostro futuro. E per questo lo ricordiamo tutti con grande affetto, ma anche con grande gratitudine. Grazie, Sindaco. Grazie. Volevamo ringraziare il Sindaco anche perché, accogliendo nella sua qualità di Presidente della Fondazione San Carlo la richiesta di molti amici del Maestro Isotta, ha permesso questa serata. Grazie ancora. È arrivato un messaggio che vorrei leggervi. Impegni istituzionali non mi consentono di essere con voi questa sera per ricordare il caro Paolo Isotta, che, come ho avuto modo di scrivere nel libro di testimonianze sulla sua vita, non è stato solo uno straordinario e arguto musicologo. Paolino è stato molto di più: intellettuale a tutto tondo, capace di raccontare attraverso la storia della musica atmosfere antropologiche, filosofiche e soprattutto sintetizzare la complessità di un'era. I suoi scritti sono pieni di rimandi, espressioni di una cultura vastissima e profonda che spazia dalla filosofia alla storia, al diritto, all'antropologia, alla teologia. Del resto, chi ha avuto la fortuna di visitare la casa di Paolo Isotta ha toccato con mano la vastità della sua conoscenza attraverso la sua preziosa biblioteca. La sua attività professionale è stata in primo luogo un inno alla libertà di pensiero e all'indipendenza. Paolo Isotta non ha mai avuto paura di remare controcorrente. Arguto, dotato di una prosa essenziale e tagliente, mai retorico, capace di far parlare i fatti. Thomas Mann, nelle considerazioni di un impolitico, avverte che l'ironia è il tratto dei grandi conservatori. Questo
è ancora più vero per Paolino Isotta, come dimostra il calore e l'affetto che la sua Napoli gli tributa questa sera nel teatro che gli fu più caro. Vi ringrazio e auguro ogni successo a questo importante momento di memoria collettiva. Dottor Professor Gennaro San Giuliano, Ministro della Cultura. Ora è il momento di ascoltare il maestro Francesco Nicolosi, grande amico di Paolo Isotta, che questa sera suonerà con noi. Franz Liszt, Isolde Liebestod dal Tristan und Isolde di Richard Wagner. Francesco Nicolosi. Prego, maestro. Thank you.
E ora il maestro Nicolosi con Cecilia Laca, primo violino del Teatro San Carlo, suoneranno per noi Beethoven, sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24, Primavera. Francesco Nicolosi e Cecilia Laca. Thank you.
Francesco Nicolosi e Cecilia Laca, grazie ancora, straordinari. La nostra serata volge al termine e io vorrei salutare e ringraziare il Teatro San Carlo che ci ospita questa sera nella persona del soprintendente Lisner e della dottoressa Spedaliere, grazie. E permettetemi di ringraziare il professore Palma, già presidente del Conservatorio San Pietro a Maiella, attuale presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tra i tanti meriti del professore Palma c'è quello di aver fatto coniare una medaglia dalla Zecca di Stato in ricordo di Paolo Isotta. Io vorrei invitare il sindaco e anche Sergio Ragni a raggiungerci in palcoscenico e intanto vorrei Francesco Nicolosi e Cecilia Laca. Francesco. Vi consegniamo questo ricordo con grande, grande affetto a te che sei stato un grande amico del maestro Isotta, oltre ad essere lo straordinario pianista che sei. Grazie. Grazie mille. Grazie. Noi per ringraziarvi di questo pensiero vogliamo salutarvi con un piccolo bis. Un pezzo di... un brano di Helga che si adatta alla nostra occasione. Salut d'amour.
Bacca. Chiamerei in palcoscenico Sergio Ragni, al quale vogliamo consegnare la medaglia in ricordo di questa serata. Professore, prego. Professor Ragni. Ecco. Al professore, ricordo di questa serata. Prego. Beh, io devo innanzitutto ringraziare... Oh, grazie questo magnifico ruolo. Che mi ricorda un carissimo amico, come vi ho detto, di vecchia data. Ma voglio ringraziare Mario Rusciano e Bruno Piantedosi che mi hanno dato questa occasione di essere qui ed essere io portavoce dei tanti amici di Paolo. Noi lo abbiamo sempre tutti nel cuore e siamo tutti uniti nel ricordarlo. Grazie, grazie. Per concludere vorrei il sindaco, signor sindaco, al sindaco il ricordo di questa serata. Grazie mille, grazie di tutto. Grazie, questa bellissima medaglia viene consegnata alla città e noi la conserveremo a Palazzo San Giacomo in ricordo di Paolo con grande, grande amicizia e devozione. Grazie, grazie mille. Vorrei chiamare in palcoscenico Amedeo La Boccetta, che è stato tra i fautori di questa serata. Amedeo. Ma io spero che questa sera Paolino ci darà un voto positivo, chissà, credo che i nostri artisti hanno superato la prova, ma in effetti quando si sta in un luogo magico qual è il Teatro San Carlo, io credo che tutto diventa più facile. E voglio solo dire una cosa, il 13 febbraio del 2021 ci ritrovammo, eravamo in pochi amici, pochi parenti di Paolino, e quel giorno in chiesa a San Pasquale Chiaia con Antonio Bassolino assumemmo un impegno, facemmo un giuramento che un giorno questa città nel San Carlo avrebbe ricordato come merita il suo grande figlio Paolo Isotta. Questo è accaduto e di questo io devo sinceramente ringraziare il sindaco di Napoli, che non ha avuto mai nessun tentennamento quando mi permisi di avanzare questa proposta insieme agli amici di Paolo Isotta, ed ecco perché questa sera siamo qui. È stata una serata stupenda, ma ha fatto tutto lui, Paolino. Paolino è stato quello che ha guidato i nostri artisti, Paolino ci ha voluto qui e nel suo nome noi continueremo in questa straordinaria città l'impegno culturale che lui ha voluto. Lara Sansone è stata straordinaria, ma c'è un ospite d'eccezione. Infatti io volevo concludere questa serata meravigliosa a te con una presenza che è stata molto cara al maestro Isotta, il piccolo Ox. Grazie a tutti di essere stati con noi. Grazie. Grazie.